questo sono io e questa è la mia gang. Ancora non abbiamo scelto il nome, ma sappiamo una cosa: siamo determinati e facciamo paura. Combatteremo tutta Los Santos. Ok, ascoltatemi. Voglio fare una cosa e voglio farla bene, ok? Per una volta tanto vorrei fare... Guardatemi, allora, sapete che cosa? Dobbiamo prendere una macchina tutti insieme, ok? Mettiamo un po' di soldi ognuno e compriamo una macchina. Andiamo in giro, andiamo a nord, ok? Verso nord. Troviamo tutto quello che ci serve e poi facciamo, non lo so, qualunque cosa. Possiamo andare a quello che vi pare e vi piace. Mi piacerebbe andare una volta a visitare un'altra città, tipo viaggiare da qualche parte. Mi piacerebbe una volta, che ne so, prendere una pistola e iniziare a sparare al poligono. Non so, robe del genere. Mi piacerebbe fare un sacco di cose, sinceramente. Sì, ho capito. Ma tutte queste cose non possiamo farle, Fra. Se non lo ricordi, siamo poveri, senza rispetto dalle persone del ghetto, e la nostra vita ci sta scivolando dalle mani. Il tempo scorre, ma non abbiamo mai fatto nulla. Ok, ma questa volta è diverso, aspetta. Cioè, nel senso, tocca a noi trovare il modo di fare qualcosa, ok? Non è, cioè, mannaggia. Ha ragione, sono stufo, dobbiamo fare qualcosa. Infatti. Sentite, dobbiamo fare come gli altri. Ma meglio, che intendi? Dobbiamo formare una gang e fare i soldi, acquisire rispetto e fare del bene alla gente del ghetto. Che ne dite? Ok, non era la scelta che avrei voluto, sinceramente, ma penso sia l'unica. Esatto, bro, hai ragione. Il nostro colore sarà il celestino. Celestino? E dobbiamo scegliere un nome gang, ma ci pensiamo dopo. Dai, che figata, ragazzi. Ma celestino, tra tutti i colori, celestino. Va bene, dai, allora... Va bene. Celestino sia, ragazzi. Direi che possiamo cambiarci. Dobbiamo completamente ribaltare la nostra situazione, ok? E ci siamo finalmente, ragazzi. Guardate un po'. Abbiamo trovato tutti e tre dei vestiti celestini. Quindi venite con me che vi faccio vedere che cos'altro abbiamo fatto, ragazzi. Venite con me. Guardate che cosa vi faccio vedere adesso. Ed eccola qua. Bum, bam, bam. La Hyundai, la nostra... Hyundai Accent del 2002, color celestino. Quindi salite pure a bordo. Direi che dobbiamo trovare la prima cosa da fare con la nostra gang, che non ho assolutamente idea di quale potrebbe essere, ma magari qualcuno di voi ha un'idea in più, qualcosa di simile. Sì, lasciate stare che è completamente rotto il tetto e anche un po' l'interno è completamente rotto, ma non c'è problema. Qualcuno di voi ha un'idea? Boh, io ho un'idea. Posso? Sì, vai. Conosco delle consegne pacchi che vengono effettuate giornalmente vicino al porto. In teoria ci basterà intercettare il furgone e quando è fermo, boom, lo rapiniamo. Un furgone? Bella idea! Potrebbe essere qualcosa di iniziale. Sicuramente una bella idea. Ok, allora, segniamoci un po' la posizione del furgone e vediamo quando... Sì, effettivamente quando compare. Ok, quindi, a quanto pare abbiamo la posizione, grazie a lui, di questo specie di furgone che dovrebbe portare qualcosa, ma non sappiamo che cosa, quindi potrebbe essere qualcosa di valore, come potrebbero essere i calzini. Ma comunque, se ci capitano 4 scatole di 1000 calzini ciascuno, qualche gruzzoletto di qualcosa, possiamo comunque farlo. Quindi, qualunque cosa riusciamo a rubare, secondo me, è una cosa buona, ed è per questo che adesso raggiungiamo il posto e vediamo di rapinare quel furgone specifico lì. Eccolo. È lui il furgone. Ok. Seguilo, vediamo dove si ferma. So per certo che non ha oggetti da costruzione dentro, quindi deve esserci dell'altro. Magari troviamo un carico di droga o qualcos'altro di interessante, chissà. Va bene, teniamolo d'occhio, anche perché d'altronde è qua davanti, qua di fronte, quindi non è proprio un problema. L'ho visto correre tantissimo all'inizio, però effettivamente adesso c'è un limite a 20 all'ora. Siamo a 30 all'ora, quindi non è così male la situazione. Teniamolo d'occhio, ragazzi, è qua davanti. Vediamo effettivamente dove ci porta e che cosa sta succedendo. Si sta fermando, attenzione. Si sta fermando. Fermiamoci qua un secondo. Siete tutti pronti con le mazze? Direi che possiamo uscire. C'è un po' di traffico però, vedo, eh? Ok, siamo pronti. Allora, vediamo di avvicinarci a lui, signori, direi. Hanno già le mazze e sono già tutti pronti. Ah. Signore, mi scusi. Potrebbe uscire un attimo dal veicolo? Se non è di troppo disturbo per lei, eh? Per favore venga fuori, ecco qua. Adesso tu stai fermo lì dove sei e noi ti rapineremo, va bene? Ok, quindi tienilo d'occhio pure, amico mio. C'è un pacco solo di qualcosa di particolare. Che ragazzi, non so se voi lo sapevate, ma sembra
delle statuette, delle cose del genere, ma secondo me qua dentro c'è qualcosa di diverso, signori. Secondo me qua dentro abbiamo trovato effettivamente della droga, come pensavamo. Direi che possiamo prendere questa scatola e vediamo di portarla via. Ok, scusatemi, vado un attimo in macchina a lasciare questo, ragazzi. Che colpaccio, non so che cosa ci sia qua dentro, ma lo scopriremo appena arriviamo a casa, direi. Quindi, apriamo il bagagliaio qui. Perfetto, allora... Oddio, che succede? Oh, mamma, non ci credo, lasciamo un attimo la scatola qui. Oh mio Dio, oh, stanno puntando i miei amici. Oh, che cosa caspita faccio adesso? Il muletto. Ho un'idea, ragazzi. Vediamo se ce la faccio. Ho un'idea, non mi hanno visto, hanno visto solo loro. Ok, quindi vediamo se riesco a fare questa cosa. Ok, ce l'ho. Oh mio Dio, Per i miei compagni. Oh cavolo, mi stanno sparando. Scappate voi, mi stanno sparando. Ok. Wow. Oh mio Dio, mi sa che ce l'ho fatta. Wow, ok, che mi spara ancora. Oddio, no, cavolo. Ok, oh, questo è un problema. Ragazzi, mi sa che dobbiamo scappare da qua. Forza. Via. Oh cavolo, ragazzi, andiamo. Via. Oh cavolo, prima che ci spara ancora. Wow. Oh, ce l'abbiamo fatta. Non so chi era l'ultimo, ma forse era sempre qualcuno di loro. Mi sa che quel carico aveva protezione dai ballas. Oh mio Dio. È stata brutta, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo solamente calcolare quanti soldi ci siamo fatti. Meno male che siete riusciti a mettere la scatola nel bagagliaio prima che fosse troppo tardi. Usciamocene, oddio, da qua, direi. Ok, siamo quasi arrivati a casa ed è andata tutto bene. Ora dobbiamo scegliere il nome della gang, però. Vi lascio due opzioni a schermo. D'ora in poi sarai per sempre Roberto Muletto. Roberto Muletto. Ti chiamerò così. Ragazzi, Vandal, Venom, come vogliamo chiamarci, indifferente. In ogni caso, in qualche modo dobbiamo chiamare la nostra gang. Quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Oh mio Dio, raga, è stato fantastico. È stato fantastico. Sapete che cosa? Andate a cambiarvi e contiamo i soldi. Vediamo quanti ne abbiamo fatti. E con quelli che abbiamo fatto, compriamoci delle armi, ok? Compriamoci delle pistole, perché non voglio più finire come stavamo per finire prima. Ah, fantastico! Guardate che pistola che abbiamo preso, è incredibile, bellissimo. Bene, quindi, per fortuna, ragazzi, c'era un po' un gruzzolettino, anche se non troppo, nelle statuette, quindi siamo riusciti a fare qualcosa di buono. Però adesso dobbiamo fare qualcosa di diverso. Qualcuno di voi per caso ha un'idea? Qualunque idea? Perché guardi lui, tu hai un'idea per caso? Io so di un'auto, una macchina sportiva da collezione, che rivenderla ci farà guadagnare ben 10.000 euro. Roba da niente, sarà un gioco da ragazzi. Entriamo incappucciati e usciamo con l'auto. Che dite? Oh, non mi suona per niente male. Mi piacciono i furti di auto, dovresti conoscermi ormai. E tu che cosa ne pensi? Assolutamente, bro, spacchiamo. Let's goski. Va bene, let's goski, ok. Piano, piano, piano. Si apre. Non ci posso credere, ascensore, ma... Non ci voglio credere. Ecco la macchina che dobbiamo rubare, ragazzi. È proprio quella, la BMW M2. Ed è anche celestino, ragazzi. Guardate, è una cosa pazzesca. Ah, però come passiamo con questo sistema di sicurezza qui? Voi avete in mente qualcosa? Vi viene in mente qualcosa per poter uscire con questa macchina? Poi è un po' strano, sinceramente, che ci si sia aperto, no? Così stranamente il garage già di suo. Non lo so, ragazzi, ma qualcosa dobbiamo fare qui. Io ve lo dico, dobbiamo fare qualcosa di radicale. Quindi o riusciamo ad hackerarla da qua. Mi sa che non riusciamo ad hackerarla da qua, vero? Nessuno di voi dice niente. Ok, quindi dobbiamo trovare l'altro modo, forse? Ho un'idea io, forse. Non so se funzionerà, ma io un'idea ce l'avrei, sinceramente, eh. Allora, fatemi fare... Vediamo se riesco a passare senza far scattare nulla, Sarà dura perché è un po' basso, ma ci provo lo stesso. 3, 2, 1... Via. No, era così basso. No, ok, sono dentro, signori. Aspettate. Ok, allora aspettate qui, anzi potete anche entrare sinceramente adesso. Allora, vediamo se riesco a scassinare. Era già aperta. Non ci voglio credere, era già aperta. Ok, ci siamo. Aspetta, tu vieni con l'altra macchina, ok? Anzi no, è meglio che usciamo tutti e tre, va, facciamo un'altra cosa. Come potremmo fare adesso? Ok, ci sono. Allora, pensiamo. Che cosa state puntando, ragazzi? Oh mio Dio, ok. Siamo 3 contro 3. Non può finire bene per nessuno, ok? Non può finire bene. Dobbiamo... Andatevene via, noi scappiamo tranquilli. Nessuno vedrà niente, nessuno saprà niente, ok? Dai signori, risolviamola da uomini e lasciamoci in pace. Esatto. Esatto.
toglietevi dai piedi e lasciateci andare. Lasciateci andare, forza, come dicono loro. Oddio, niente? Allora facciamo una cosa, signori. Ragazzi, io adesso entro nella macchina. Ok, signori, allora facciamo una cosa. Purtroppo dobbiamo fare quello che non avrei mai voluto fare. Al mio 3, 1, 2, 3. Oh, cavolo. Ok, bravi, ricarico. Ok. Oddio, ragazzi, hanno chiamato la polizia. Qualcuno ha chiamato la polizia, qualche vicino ha chiamato la polizia. Oh mio Dio, ok, ok, è meglio se usciamo da qua. Oh, non ci posso credere, ci sono già gli elicotteri. Amico, vai in macchina, cerca di scappare. Oh cavolo, non è nemmeno targata questa. Sarà molto difficile riuscire a scappare dalla polizia così. Oh, porcaccia. Oh, cavolo, ok, ci sono. Ok, devo trovare il modo di andarmene via da qua, ragazzi, senza fare incidenti e senza mettere incolumità di mio fratello qua. Ah, in pericolo. Oh cavolo, ok, andiamo verso nord. Via da questo lato. Mio Dio. Oh babba, che bossa. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Ok, pazzesco. Ce l'abbiamo fatta. Ancora non del tutto. Ce l'abbiamo fatta. Amico mio. Oddio, si è rotto il finestrino. L'abbiamo rischiata di brutto. Qualche scheggia ti ha colpito, vedo. Rimettiamoci in sesto, raggruppiamoci tutti e tre. E direi che possiamo andare a vendere questa macchina, che dici? Eccoci qui, Simeon, dolce Simeon. Vediamo a che prezzo mi compra la macchina. Perché sì, non è che sia messa benissimo, ma nemmeno messa malissimo. Quindi secondo me... Oh, eccoci qui, Simeon! Oh, just eccoti qua, luck. Simeon, scusami! Ehi, Roberto, la ciao, vedo ciao. Bella distrutta. Senza effetto. Targa. Ed è come se fossi scappato dalla polizia. No, no, assolutamente. Guarda, no. Varrebbe 70.000 euro. Ma okay, te la posso comprare a 15.000. Dimmi tu. Va bene, 15.000, dai. Va bene così, facciamo affare fatto. Allora, è andata abbastanza bene la situazione, ma non del tutto bene perfetta, ok? Quindi, secondo me dobbiamo cambiare qualcosa nella nostra gang, perché non può essere solamente così. Non so che cosa avreste in mente voi, se avete qualche idea, qualcosa, ma fatemelo sapere subito. Io ve lo dico, per me abbiamo bisogno di più uomini. Sì, sono d'accordo con te. Dobbiamo ingrandirci, regà, dobbiamo diventare giganti che non capite proprio. Sì, forse hai ragione. Dobbiamo diventare più grandi. Allora questa volta ce l'ho io un'idea. Troviamo altri due uomini adesso che abbiamo i soldi per pagarli e facciamo un colpo alla gang rivale. Conosco una casa della gang rivale che in cui tengono dentro soldi, armi e droga, che ci può essere utile sicuramente come asset. Quindi direi che andiamo tutti e cinque lì nel momento più calmo della giornata e andiamo a rubare tutto quello che possiamo. E quindi sareste voi due che vorreste far parte della nostra gang, eh? Mi piace il fazzolettino qua, molto interessante, molto interessante. Siete un po' blu, dovreste essere più celestini. Però vabbè, lo risolveremo in una prossima volta probabilmente, se ce la facciamo, ok? Adesso, signori, potete seguirmi tutti. Potete seguirci tutti. Direi che dobbiamo fare un bel colpo oggi, eh? Ehi, amico, bella felpa. Bellissima felpa, non è che ti va di unirti a noi? Sono già uno di voi, fra. Ma non combatto, non ancora. E perché no? Voglio vedere dove la gang va a finire. Prima, senza offesa, ma siete nuovi. Ok, ho capito. Abbiamo ancora da dimostrarti qualcosa, ma oggi lo faremo. Ed eccoci qui, nuovo veicolo, nuovi membri della gang, nuovo veicolo, ragazzi. Questo lo abbiamo fatto noi. Hanno preso semplicemente una specie di Jimny, l'hanno rialzato, allungato, ed eccolo qua. Quindi iniziamo ad avere degli asset molto importanti all'interno della nostra famiglia. Però prima di ciò, ragazzi, dobbiamo fare il colpo, quello bello grosso. Avviciniamoci al posto in cui vogliamo farlo e aspettiamo un po' di tempo che le acque si calmino. Teniamo sotto controllo un po' tutto, ok? Ed eccoci qua! Siamo praticamente arrivati, ragazzi. Qua sopra è la villa da cui vogliamo rubare. Villa, la casetta da cui vogliamo rubare. Oh, scusate! Oddio, scusatemi. Ho sbagliato a fare questa strada, perdonatemi. È un po' fuori strada la situazione qua, quindi mi dispiace se avete perso l'equilibrio, ma siete stati voi a voler salire qua dietro. Dobbiamo dimostrare che facciamo sul serio. E quindi chi attaccare se non i Ballas? Sono ovviamente la gang più pericolosa e che ci danno più problemi in generale. Vi ricordate come la prima volta che abbiamo provato a rubare a qualcuno? Ed eccoci qua, ragazzi, questa è la casa in questione. Quindi, signori, tutti pronti? Perfetto, allora, vi ricordate il piano, no? Qualcuno stacca la corrente e sei esattamente tu. Tanto c'è questa apertura qua dietro, quindi stiamo un po' attenti a quello che facciamo, ma praticamente ci siamo, ragazzi. Ok, vediamo quando riescono a staccare la corrente. Tra 3,
2, 1, boom! Fatto! Staccata la corrente, perfetto! Ottimo, possiamo entrare finalmente allora dentro casa. Stiamo molto attenti, ragazzi, vediamo se questa porta si apre. No, questa porta non si apre. Come possiamo entrare da qua se non da davanti? Mi sembra che dentro sia tutto libero. Allora, attenzione, proviamo da questo lato, ragazzi. Vediamo se di scavalcare questa staccionata. Siamo un po' visibili, sono lì i membri della gang, lo vedete? Però se noi facciamo attenzione, siamo dentro. Siamo dentro. Oh mio Dio, guardate quanti ballast ci sono! E non ci stanno guardando. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Come sospettavo, droga, armi e soldi da qualche parte. Il che non è affatto male, ragazzi. Cerchiamo di uscire con tutto ciò che possiamo. Oh, caspita, la corrente! Perché è tornata già la corrente, cavolo! Oh, no, 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 non mi piace, non mi piace, non mi piace. Oddio! Oddio, che succede? Oh, mamma, succede un casino! Non ci posso credere. Ok, ragazzi, dove siete? Oh, mamma, qua non c'è nessuno. Sono entrato da solo, sono forse già usciti. Oh, ci sono ballast dappertutto! Oddio, oddio! Oh, cane! No, 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 porca miseria! Oh, devo ricaricare, devo ricaricare! Oh mamma, oh mamma, oh mamma. Ok, forse è meglio se ce ne andiamo. Se rubiamo il bottino e ce ne andiamo, direi. Oddio, potrebbero arrivare da un momento all'altro. Potrebbero essere ovunque. Oh, oh mio Dio, no. Ok, 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 ok. Forse è meglio se andiamo di là. Oh mamma, quanti sono? Oh, cavolo, 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 cavolo. Oh. Ok, 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 ok. Ok, vado giù. Prendo tutto quello che posso e scappo su, ragazzi. Il più velocemente possibile. Intanto gli altri li stanno tenendo a bada, vedo. Ok, ok, ci sono. Ho preso... c'era qualcuno qua sopra, mi sa. Ho preso tutto quello che potevo. Devo uscire però dalla stessa porta, quindi dobbiamo sparare un po' di gente. Non so, i miei membri... della gang... No, ok, no, a che punto sono? Non ne ho la più pallida idea. Oh, Dio, ce ne sono altri lì. Ok, mi sa che devo uscire dalla finestra. Mi conviene uscire dalla finestra, mi sa. Ok, 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 via, 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 direi. Via, 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 via. No, sono ancora qui. Oh, cavolo, devo tornare a prendere i miei fratelli, però. Oh, ok, ci sono, il colpo è fatto, il colpo è fatto, il colpo è fatto. Devo trovare anche gli altri. Devo ritrovare anche gli altri. Oh, mamma. Oh, speriamo non gli sia successo nulla di grave. Oh, 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 ok, no, oh, cavolo, no. Oh. Oddio, dove sono? Dove sono? Dove sono i miei compagni? Oh, no, gli stanno sparando. No! Sono stati colpiti, alcuni sono stati colpiti. Oh mio Dio, da, vieni qua. Oh cavolo, dai, 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 ragazzo. Vieni, vieni su, vieni su. Ok, ci sono, ci siamo, anche gli altri, forza. Oh mamma, sì, 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 ci siamo. Oddio, sali su, sali su, sali su. Oh porca miseria, no, sali su. Dai, dai. Oh cavolo, va proprio lì dietro, ti vai a mettere. Ah, adesso che ci stanno sparando. Ok, via, 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 via. Tu, ok, oh, ci siamo. Pure l'ambulanza è passata. Oh mio Dio, oh mio Dio. Dai, siamo i migliori! Siamo i migliori! Colpo da 100.000! 100.000 euro fatti! 100.000 euro fatti! Andiamocene via da qua il più velocemente possibile, signori! Oh mio Dio, non ci credo che abbiamo veramente fatto quello che abbiamo fatto! Ah, in barba! In barba ai ballas. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con hashtag gang se questo video vi piace. Voi che cosa fareste se foste i capi di una gang? Fatemelo sapere che potrei prendere spunto per qualche altro episodio. Ah, è così, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Come vedete, in questo quartiere sono tutti vestiti di celestino. Finalmente siamo i capi della gang. Ora, ragazzi, va fatto il colpaccio da 1.000.000 di euro. Ok? Raduniamo quante più persone possibili e facciamo questo grande colpo. Allora, qua è dove si troverà l'auto, il tunnel, l'avete capito, no? Insomma, e qui è dove praticamente sarà anche il cavo, ok? Chiamiamolo CPU, va bene? Quindi teoricamente con il tunnel che abbiamo scavato, questo è tutto quello che possiamo fare. Se avete qualche domanda alzate la mano, se no possiamo partire, direi. Bene, quindi se è tutto chiaro, mi raccomando, ricordatevi, qui dell'auto ci sarà l'elicottero, ok? L'elicottero che ci porterà su. Il pilota di elicotteri, che adesso non lo vedo qua in mezzo, il pilota di elicotteri deve essere quello più importante, il pezzo fondamentale, perché noi 5, noi 4 in realtà avremo poco tempo per il gas nervino, ok? Quindi tutto il resto avete capito cosa bisogna fare. Benissimo, benissimo e benissimo. Ragazzi, eccoci qua. Siamo tutta la carovana. Adesso raggiungeremo la Pacific e la polizia non saprà nemmeno da dove iniziare per fermarci. Non ne hanno assolutamente idea. Quello è appena andato a sbattere contro un palo. Bene, a parte quel piccolo incidente, siamo riusciti a raggiungere la posizione. Quindi questo, ragazzi, è il magazzino di cui vi stavo parlando. E loro si sistemeranno come guardie
per verificare quando arriverà la polizia e quando le cose vanno fatte, e controlleranno e monitoreranno che tutto funzioni perfettamente. Inoltre toglieranno queste scatole di mezzo e qui arriverà l'elicottero che ci porterà via. E qua dentro, ragazzi, abbiamo preso questo fantastico magazzino. Beh, ovviamente per fare il colpo con il tunnel sotterraneo che loro hanno scavato. Quindi direi che è tutto praticamente pronto, dobbiamo solamente fare il colpo. Ok, eccoci qui. Quindi qua sotto, ragazzi, è l'entrata del tunnel. Adesso dobbiamo solamente togliere questi sacchi in qualche modo, vedete, così. Togliamo i barili, togliamo i sacchi. Non si torna più indietro da qua, eh. Ed è tutto pronto. Siamo talmente tanti, ragazzi, adesso che... Eccolo qua. Caspita, ci è voluto un attimo. Potevano mettere un cartone più leggero. Vabbè, comunque, in ogni caso, guardate che cosa hanno costruito. È fantastico. Quindi, i miei compagni mi stanno seguendo. Siamo pronti per partire. E adesso andiamo direttamente fino in fondo al tunnel, dove ci sarà il cavo diretto della banca della Pacific. Ragazzi, questa è stato... è il colpo più pensato di tutta la nostra carriera. Questo ci renderà ricchi per sempre. Bene, 3, 2, 1... Oddio, eccoci qua. Bene. Signori, da qua non si torna più indietro, ok? Abbassiamoci, entriamo nel cavo. Come vedete, abbiamo bypassato i sistemi di sicurezza. Vedete che qua c'è questo filo rosso? Quello fa scattare l'allarme e il gas nervino, il che ci farà praticamente soccombere entro pochi minuti. Quindi è meglio non farlo scattare. Lentamente, lentamente, attenzione, sta andando giù. Sta andando su. Possiamo passare e credo che le sicurezze qua siano finite. Siamo dentro il cavo della banca più importante di tutta Los Santos, ragazzi. Attenzione, ragazzi, quando passate lì, State molto, molto attenti. Mio Dio, l'hai scampata di malissimo. Bene, recuperiamo tutto quello che possiamo, ok? Via. Attento! No! Stai scherzando! Stai scherzando! Non ci posso credere, ok? Dobbiamo sbrigarci adesso, mi raccomando. Caspita, come durante le esercitazioni. Oh mio Dio. Che facciamo? Ok, andiamo, forza! Ragazzi, forza, andiamo! Anche voi ad attivare l'allarme, però siete matti! Quello che potevamo prendere comunque l'abbiamo preso. Forse dovevamo prendere ancora qualcos'altro, ma va bene così. Andiamo, forza! Dai, via! Ok, lo sento! Arriva! Arriva l'elicottero! Ok, arriva l'elicottero! Sta arrivando? Sta atterrando? Oddio, grandi, un elicottero della polizia! Come avete fatto? È perfetta come idea! È assolutamente perfetta! Atterra qua! Qua, bravo! Bravo! Perfetto! Eccomi! Ci sono! Ok, ragazzi! Sopra! Forza! Salite! Forza! Ok, dai! Andiamo adesso! Andiamo, forza! Via! Di nuovo! Oh, perfetto! Wow! Attento! Ehi, attento! Oddio, porca miseria! Ma che cosa stai facendo, pilota? Ma sei matto, sei? Oddio! Ok, atterriamo qua, atterriamo su questo tetto! Su questo tetto, sì, qua sotto, qua, terra qua. Oh mio Dio, ragazzi, la situazione è imbarazzantemente difficile, ma ce l'abbiamo fatta a quanto pare. Siamo forse riusciti nell'intento e siamo forse riusciti a derubare la Pacific. Forza, ragazzi! Oddio, c'è gente, via, andiamo, eccola l'Accent, vieni, dov'è l'altro? Non lo so, ragazzi, ma dobbiamo scappare via da qua e ce l'abbiamo fatta. Non ci credo. Senza allertare la polizia. Ovviamente si è allertato all'interno della banca, ma poi una volta dentro non hanno più capito che cosa caspita è successo. Hanno visto il buco nel, ovviamente, muro, ma poi ovviamente è finita lì, perché c'erano tutti i miei compagni a coprirci le spalle. Ragazzi, siamo diventati famosi ed è per questo che adesso stiamo organizzando un mega attacco ai Ballas. Guardate quanti veicoli e quanti siamo. E ora tutta la nostra zona è effettivamente nostra. E sarà anche questa nostra, una volta che il nostro attacco sarà arrivato alla sua conclusione. Attenzione, eccoli i colpi, arrivano! Ah, eccoci qua, beccatevi questa! Oddio, porca miseria. Ok. Ah, ci siamo ragazzi, ci siamo! Attenzione signori, perfetto, grandi ragazzi, colpi su! Ok, oddio, quanti colpi, ok. Attenzione lì, un altro. Altri due in realtà. Oh mio Dio, mi sa che è arrivata la polizia, ragazzi. Oh, i poliziotti, eccoli. Ecco i poliziotti. Oddio, c'è anche la SWAT, tutti. Oh, cavolo, quanti siamo?
Oh, cavolo, 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 quanti sono? Ah, quasi! Ok, 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 ok. Ci siamo, mio Dio, mio Dio. Pazzesco, pazzesco. Ah, guardate là, quanti sono? Oh, ok, anche la polizia, sono un po' troppi, un po' troppi, un po' troppi, un po' troppi, un po' troppi. Ah, via! Oh, mio Dio, mio Dio. Ah, ah. La mia gang vincerà su tutti. Oh, mio Dio. Ah. Beccatevi questa. Oh, sono arrivati con un carro armato! Ok, via, 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 via! È la mia chance! È la mia chance! Un carro armato! Okay. Dai, 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 dai! Ok, ce la faccio! Tu, mi hanno colpito, mi hanno colpito! Tu! Oddio, sei! Mamma mia, ragazzi! Vedrete adesso come scappiamo con questo carro armato! E abbiamo conquistato tutta... tutta la zona. Bene ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate lasciando un like e commentando qua sotto, e non perdete più uno di questi due video qua, o questo video qui, o questo video qui, quello che vi piace di più. Cliccateci e ci vediamo nel prossimo episodio. Detto ciò, grazie mille a tutti ragazzi, arrivederci.